relazioni scientifiche, cliniche, osservazionali, statistiche, tutte di alto livello e tutte entrate nelle pubblicazioni nazionali e internazionali più importanti per ogni settore di intervento e quanto i clinici dell'ospedale di Valle Camonica hanno prodotto nella giornata nazionale della ricerca, che si è svolta nell'aula magna dell'ospedale di Esine, collegata in videoconferenza. Chairman dell'incontro, il dottor Alessandro Colombo, direttore dell'Accademia di Formazione per il Servizio Socio-Sanitario Lombardo. Oggi vedere clinici che fanno ricerca, cioè che si pongono una domanda e provano a formulare una risposta, butta giù il muro fra teoria e pratica e fra quello che uno desidera quando si iscrive a fare medicina, cioè costruire il bene, e un sistema, cioè un ospedale. È stato un anno di intenso desiderio di approfondire le tematiche del Covid dal punto di vista terapeutico, dal punto di vista della prevenzione, dal punto di vista dell'organizzazione e qui sono emerse questi aspetti. Per un giovane medico la ricerca è qualche cosa di molto stimolante e l'ospedale di Esine e di Edolo, che sempre si sono avvalsi della modalità della ricerca, da questo momento si è data un'organizzazione più strutturata per quanto riguarda la ricerca, in modo da poter favorire quegli aspetti importanti, scientifici, che danno al medico e al reparto e all'ospedale un valore in più. La ricerca clinica che oggi abbiamo visto nasce dal desiderio del bene dell'altra persona. O si riparte da qui o non c'è un sistema, c'è una banale organizzazione sostituibile da un algoritmo. Alcune intuizioni dei clinici dell'ospedale di Valle Camonica hanno avuto immediata applicazione nel momento drammatico del Covid, con risultati anche sorprendenti riconosciuti a livello internazionale. Abbiamo partecipato a modificare la terapia del Covid, abbiamo partecipato a modificare la parte diagnostica, siamo arrivati a individuare anche una modalità Camuna per diagnosticare precocemente il soggetto affetto da Covid, quando ancora avere il tampone era una difficoltà. Abbiamo approfondito i diversi aspetti della clinica, della rianimazione, delle complicanze chirurgiche, degli aspetti neurologici, degli aspetti dell'organizzazione, delle nuove terapie, e credo che questo sia veramente un vanto e un onore per noi che abbiamo a che fare con questo ospedale. La Val Camonica ha una storia, una tradizione, solo per arrivare indietro nell'Ottocento è pieno di donne, soprattutto, che hanno costruito la sanità. La Val Camonica si respira come si respira l'aria, come si vede l'adamello, c'è, non si può negare. Le relazioni scientifiche sono state prodotte dalle unità operative di rianimazione, neurologia, chirurgia, pronto soccorso, laboratorio analisi, reumatologia, medicina e dal comitato infezioni ospedaliere. Oggi i dati, le osservazioni e le indicazioni sono già patrimonio della comunità scientifica internazionale. La giornata di Esine ha voluto essere anche un omaggio a Camillo Golgi, al quale venne conferito il premio Nobel per la medicina proprio il 10 dicembre del 1906.